Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. C'è una notizia dell'ultima ora che riguarda il Covid-19, perché torna un contagio all'interno del paese che è stato il simbolo dell'emergenza Covid. Parliamo di Castiglione. Possiamo vedere il post del sindaco Vincenzo D'Ercole. Chiedo alla regia di metterlo in onda, eccolo qui, è appunto l'aggiornamento del sindaco di Castiglione Messer Raimondo. Cari concittadini, da diverse settimane, come vi raccontavo, il nostro comune non è stato più oggetto di positività al Covid-19, oggi però ho avuto dall'AS, scrive il sindaco, la notizia di una persona che ha contratto il virus ed è ricoverata in buone condizioni di salute. Chiaramente noi ci uniamo agli auguri di pronta guarigione, e il sindaco poi specifica che tutti i contatti più stretti sono stati rintracciati, posti in isolamento fiduciario e nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone. Castiglione, lo ricorderete, è stato un po' il cuore, il centro della zona rossa tra marzo e aprile, quando appunto c'è stata la fase acuta dell'emergenza Covid. Noi restiamo in tema, andiamo a vedere i numeri più in generale in Abruzzo. Sono 11 casi di positività registrati oggi, la regione si avvicina alla soglia dei 4.000 contagi da inizio emergenza. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Sono 11 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati oggi in Abruzzo su 1.512 tamponi analizzati rispetto alla giornata di ieri negli istituti preposti dei quattro capoluoghi di provincia, e che hanno un range anagrafico che va dai 20 ai 73 anni di età e che fanno salire il numero complessivo dei contagi dall'inizio dell'emergenza coronavirus a quota 3.978. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 2.962 tra dimessi e guariti. I casi odierni fanno riferimento a tutte e quattro le ASL. Quattro sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, che continua a far registrare i numeri più elevati in questo inizio di settembre. Stesso numero nella provincia di Pescara, 4, mentre sono 2 in provincia di Teramo, e un caso soltanto fa riferimento alla ASL Teatina. Sono 40 i pazienti ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva, con un decremento di una unità rispetto a ieri, mentre non si registrano ancora una volta nuovi decessi, che restano fermi ormai da parecchi giorni a quota 472. 504 invece sono le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, con un incremento di 3 unità rispetto alla giornata di ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi, dei guariti e dei deceduti, sono 544, più 3 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente nella regione Abruzzo 173.892 test. Del totale dei casi positivi, 553 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 935 in provincia di Chieti, 1.729 in provincia di Pescara, 730 in provincia di Teramo, 30 fuori regione e 1 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Ci sarebbe una discussione per una donna alla base del violento alterco che questa notte ha rischiato di sfociare in tragedia a Fontanelle di Atri, dove una 25enne ha sparato all'amico di 24 anni ferendolo, scusate, un 25enne ha sparato all'amico di 24 anni ferendolo al piede. I due amici d'infanzia ed entrambi con la passione per la caccia avevano avuto una discussione intorno alle ore 20 in un bar di Fontanelle, discussione che inizialmente sembrava essere finita lì, ma intorno alle 23.30 il 25enne sarebbe arrivato in auto sotto casa dell'amico e, dopo averlo visto arrivare, lo avrebbe fatto accostare. Una volta scesi entrambi dalle rispettive auto, il 25enne avrebbe imbracciato un fucile da caccia e sparato 3 colpi in direzione dell'amico, colpendolo a una caviglia e poi dandosi alla fuga. Sul posto sono chiaramente arrivate le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e 118, con il 24enne che è stato accompagnato in ospedale. Nel frattempo il 25enne, dopo essersi inizialmente allontanato, si è costituito al commissariato di Atri, dove è giunto anche il PM di turno, il sostituto procuratore Davide Rosati. Dopo i rilievi di rito e l'interrogatorio del pubblico ministero, il 25enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ancora cronaca: un uomo è morto in un bosco di Sant'Angelo in Grotte, siamo in provincia di Isernia e Molise. Ha avuto un malore durante
durante un addestramento di cani. Secondo una prima ricostruzione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, il 54enne era con alcuni amici che hanno chiamato il 118. La zona impervia però ha richiesto l'ausilio dell'elicottero che è partito dall'Aquila e di una squadra appunto del soccorso alpino. Inutili sono stati i tentativi di rianimare l'uomo per il quale è stato utilizzato anche il defibrillatore. Sul posto sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti di rito e poi c'è stata l'autorizzazione del magistrato al trasferimento della salma presso l'obitorio. Siamo alla politica. Il coordinatore regionale di Forza Italia e delegato rappresentante dei parlamentari che richiedono il referendum, Nazario Pagano, ha illustrato le ragioni del no al prossimo appunto referendum costituzionale che si terrà il 20 e 21 settembre. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Senatore Pagano, le ragioni del no sono state spiegate questa mattina in questa conferenza stampa. Un movimento forte, anche trasversale, il vostro. Sì, è iniziata in modo, come dire, apparentemente residuale questa battaglia del no, ma oggi sta diventando una battaglia straordinaria, trasversale, sempre più partiti, persone, costituzionalisti, semplici cittadini, giornalisti anche di fama nazionale stanno prendendo posizione per il no contro una presunta riforma che di fatto riduce la rappresentatività, toglie voce ai cittadini e ai sindaci, ai territori, soprattutto nelle regioni minori. È una pseudo riforma asimmetrica che darà paradossalmente più forza alle regioni già oggi forti come la Lombardia e toglierà invece rappresentanza e forza a regioni minori come per esempio l'Abruzzo oppure la Basilicata, l'Umbria, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia. Cioè tutte le regioni minori saranno particolarmente colpite e le zone meno popolose non avranno più il loro rappresentante. A fronte di cosa? Poi di una riduzione dei costi ridicola, un euro all'anno, un caffè all'anno per ogni cittadino e senza che la struttura, il Parlamento possa funzionare meglio, perché funzionerà peggio. Io penso che un referendum costituzionale debba stimolare soprattutto i cittadini che pensano diversamente, che si vogliono opporre a una sciagurata riforma populista, demagogica, antipolitica del Movimento 5 Stelle per andare lì e dare un segno evidente che l'Italia ha superato la fase dei mal di pancia, ha superato la fase dell'antipolitica, pensa che tenere salde le nostre istituzioni, la nostra rappresentanza, la nostra Costituzione sia fondamentale e quindi soprattutto costoro, le persone più sensibili vadano a votare e votino no. Quanta sarà la percentuale non so immaginarlo, ma sono convinto che si ribalteranno le previsioni della vigilia, cioè che vinca il no. Proseguiamo ora. La bonifica tarda, i fondi Masterplan sono stati stralciati, ma la discarica di Villa Carmine a Montesilvano continua ad inquinare. Quanto sostiene il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che invita la regione a fare presto. Sentiamo il servizio. Le condizioni della discarica di Villa Carmine di Montesilvano minacciano le falde acquifere, il mare e il fiume Saline ad essa adiacente e andrebbero intraprese misure urgenti per la messa in sicurezza. A lanciare l'allarme, sulla base anche di una relazione redatta a luglio dall'ARTA, è il consigliere regionale Antonio Blasioli, affiancato dai consiglieri comunali del PD di Montesilvano. Blasioli stigmatizza il comportamento del presidente della regione Marco Marsiglio, che ha bloccato i fondi Masterplan dedicati alla bonifica del sito. 10 milioni di euro che andrebbero non solo ripristinati, sottolinea Blasioli, ma anche aumentati, poiché le tre opzioni possibili prevedono costi di entità superiori a quella cifra. Parliamo della discarica di Villa Carmine, parliamo di circa 16.000 metri quadri di discarica, tra i 250.000 e i 300.000 metri cubi di rifiuti a bordo del fiume Saline. 10 milioni di euro stanziati con i fondi Masterplan, con la delibera di luglio, la giunta regionale ha sospeso questi fondi. Ora, al di là del termine sospeso, temporaneo, che utilizza il Presidente Marsiglio, il vero problema è che tra i tanti progetti che sono stati sospesi c'è proprio Villa Carmine.
dove purtroppo il percolato, il biogas e altri inquinanti continuano a minacciare la falda, il suolo, il fiume e il mare. L'ARTA, in una riunione del 22 di luglio, ha avuto modo di precisare queste cose, quindi non siamo noi che lo diciamo, ma soprattutto ha richiesto immediate misure di messa in sicurezza e di emergenza che andrebbero adottate entro 48 ore, tra cui il barrieramento idraulico, solo che questi fondi sono stati sospesi, mentre per la prima volta vengono definiti i tre modelli di bonifica: 30 milioni per la delocalizzazione, 22 milioni per un'altra procedura che prevede la, l'operatività in loco di questi rifiuti, e poi con l'incapsulamento che costerebbe circa 12 milioni di euro. Sono tutte somme di molto superiore ai 10 milioni che tra l'altro sono stati sospesi. Noi vorremmo che la città di Montesilvano, il comune, ma soprattutto i cittadini e le associazioni fossero informate di quanto sta avvenendo, che non venissero prese decisioni al ribasso, ma decisioni che fanno e renderanno possibile il riutilizzo di quella vasta area di 11.000 metri quadri che è proprio del comune di Montesilvano. E quindi chiediamo naturalmente al Presidente della Regione Abruzzo non solo di ripristinare quei fondi, ma di aumentarli per permettere la delocalizzazione definitiva. La concessionaria Strada dei Parchi comunica che per lavori urgenti di manutenzione dalle ore 7 del 14 di settembre alle ore 20 del 18 di settembre sarà disposta l'interdizione al traffico della rampa di uscita dall'autostrada A24 dallo svincolo di Valvomano-Roseto, limitatamente ai veicoli provenienti da Teramo e diretti verso la viabilità ordinaria. Conseguentemente, nei seguenti giorni ed orari sarà possibile percorrere la viabilità ordinaria all'autostrada A24 tramite gli svincoli di Teramo Ovest e di Basciano. Sempre Strada dei Parchi comunica che per altri lavori di manutenzione dalle ore 5 del 14 di settembre alle ore 20 del 18 di settembre sarà disposta l'interdizione al traffico dello svincolo di Cocullo, limitatamente alla rampa di entrata in autostrada 25 con direzione A24 Roma-L'Aquila. Conseguentemente, nei giorni predetti, per i veicoli che provengono dalla viabilità ordinaria e sono diretti a Roma si consiglia di usufruire dello svincolo di Pratola Peligna, mentre sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di rifacimento della pavimentazione che sono previsti in orario notturno nelle 5 notti dal 14 al 18 di settembre dalle 22 alle 6 del mattino sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto verso Ancona. Di conseguenza non si potrà usufruire dell'area di servizio Torre Cerrano Est. Proseguiamo, torniamo a Pescara, dove i commercianti del centro scendono di nuovo in strada per denunciare, con l'ausilio del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, il problema ordine pubblico. Sentiamo. Pettinari, si torna qui in Piazza della Repubblica a Pescara con alcuni commercianti residenti delle zone del centro, Corso Vittorio Emanuele, Via De Amicis, Via Quarto dei Mille. I problemi sono sempre gli stessi. Il centro qui è diventato un far west. Intanto stiamo parlando del tratto di Corso Vittorio Emanuele che va da Via Quarto dei Mille a Via De Amicis, la famigerata purtroppo a Piazza Santa Caterina, parcheggio davanti al bingo, area di risulta, è un far west pieno di delinquenti, criminali, balordi, tossicodipendenti. I commercianti non ce la fanno più, immaginate che precludono anche l'accesso ai clienti, agli esercizi commerciali, entrano nei negozi, vomitano all'interno dei negozi, si sono messi più volte a fare otti osceni in luogo pubblico, atti sessuali, cose veramente incredibili. L'ultimo atto di violenza qualche giorno fa, quando nel parcheggio davanti al bingo una signora che si rifiutava di pagare il cosiddetto pizzo, un abusivo, è stata aggredita in maniera violenta. Queste sono cose, mi dicono che qualche giorno fa c'è stato un altro accoltellamento. Ecco, i cittadini hanno paura, i commercianti non possono più lavorare, hanno paura anche la sera di uscire, di andare a riprendere la macchina, non si può più vivere così. Cosa avevamo chiesto? Un presidio fisso di un agente della Polizia Municipale anche in questo tratto. C'era stato data la prima settimana dopo la conferenza stampa, poi è tornato tutto come prima, quindi al danno la beffa. Allora, meglio non farlo per niente che fare questi eventi ad orologeria
slogan. Noi vogliamo che venga ripristinato un controllo ferreo dell'Arizona con un vigile urbano come è stato messo a 100 metri di distanza, 100-200 metri c'è, quindi la soluzione c'è, deve essere attuata, il comune passi dalle parole ai fatti e poi chiediamo anche di spostare quella fermata dell'autobus che si trova vicino a un negozio proprio lì della Singer, perché lì viene utilizzato come ricettacolo di tutti questi balordi, posizionano lì, fanno da quartier generale per delinquere. Dopo la prima volta che ci siamo incontrati qui al 1° di luglio, speravamo che qualcosa fosse un po' cambiata ed è durata una settimana, 10 giorni, cioè abbiamo avuto qualcuno delle forze dell'ordine che si fermava a pattugliare, ma poi niente più, quindi siamo tornati allo stesso livello se non peggio di prima, quindi dalla mattina alla sera questo degrado di vedere persone lì ubriache o comunque che non sono in grado di tenere un comportamento civile e abbiamo paura nei negozi perché i nostri clienti prima di entrare si guardano intorno e non è più accettabile, non è più accettabile. Noi siamo già ormai alla fine di questa diciamo lotta perché stiamo cercando un'altra attività e non mi sembra neanche giusto che ci dobbiamo spostare dopo 20 anni perché non c'è un controllo da parte delle azioni tutte, da parte della polizia, da parte del comune, non c'è interesse e ci dispiace tanto perché è una zona bella, comunque noi lavoriamo, ci abbiamo dato la vita e sarebbe il caso che qualcuno ci desse un attimo di attenzione e di ascolto. È arrivato nelle ultime ore il decreto per la riqualificazione della scuola ex Saffi adiacente il conservatorio di Pescara. Il progetto prevede un impegno di spesa di 10 milioni di euro. Nel 2023 la probabile conclusione dei lavori. Finalmente un altro rudere a Pescara andrà a terra, perché questa amministrazione si sta caratterizzando per abbattere tutti i rudere che purtroppo degradano il nostro panorama e la nostra città. Questa scuola ex musica è da decenni abbandonata, con un finanziamento ministeriale di 10 milioni di euro, di un progetto comune, conservatorio, università, verrà totalmente riqualificata con l'abbattimento di alcune parti dell'edificio, con la riorganizzazione totale per realizzare un grande auditorium di 500 posti, delle aule per il conservatorio e comunque tutta una zona che sarà a servizio della collettività pescarese. Lei qualche settimana fa proprio da queste parti aveva abbattuto, se così possiamo dire, una fontana simbolo di degrado? Sì, noi abbattiamo tutti i simboli del degrado, abbiamo cominciato con un altro rudere, un manufatto dove all'interno c'era spazzatura e droga e continueremo con questo edificio che è stato molto spesso teatro di situazioni negative e che ovviamente i pescaresi hanno stigmatizzato per tanto tempo e in breve tempo invece vedranno l'abbattimento e la realizzazione di una struttura sicuramente di grandissima qualità e di grandissimo livello per la città e per la regione. Tempi, io credo che nel 2023 noi inaugureremo questa bellissima struttura e mi fa piacere perché nel 2003 io ho inaugurato l'edificio in Viale Bovio del Conservatorio, anche lì era un edificio degradato che a suo tempo riqualificammo e dopo 20 anni riqualifichiamo l'ex scuola Munzi che diventerà un gioiello. E proseguiamo. Maria Grazia Filetici è la nuova direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo dell'Aquila. Architetto del MIBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico del Colosseo, ha grande esperienza nel campo della gestione di progetti complessi, della tutela, della conservazione e restauro architettonico e valorizzazione del patrimonio culturale in ambito statale. Lo fa sapere il MIBACT con una nota alla nuova sede nel complesso dell'ex mattatoio comunale dell'Aquila, inaugurata il 15 dicembre 2015, ospita parte della ricca collezione del Museo Nazionale d'Abruzzo. Fino al 6 aprile 2009, cioè la data del terremoto dell'Aquila, custodita nella fortezza spagnola e poi messa in sicurezza in seguito alle gravi lesioni provocate dal sisma. Protetti da avanzati presidi antisismici, sono esposti una 60ina di reperti archeologici e 112 tra dipinti, sculture e gioielli del Medioevo e dell'età moderna. Si tratta di capolavori che testimoniano
testimoniano l'identità, la storia e la vitalità della cultura dell'intera regione, alcuni dei quali recuperati tra le macerie del sisma e restituiti a nuova vita grazie ad un restauro. Andiamo a Francavilla ora, sono in via di ultimazione i lavori per il completamento dell'approdo turistico, un'opera attesa da anni e ormai pronta al varo. Sentiamo. È praticamente iniziato il conto alla rovescia per l'approdo turistico di Francavilla al Mare. Poco più di un mese, sindaco, e ci sarà il taglio del nastro. Quest'opera sarà completata. Sì, finalmente, un lungo percorso che ho seguito dall'inizio del mandato, che ha avuto diversi problemi, dai sequestri della Procura della Repubblica, le opere che abbiamo dovuto riniziare e rifare da capo, insomma un'opera molto combattuta, sentita dalla città, che però finalmente inizia, per la quale si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Questa mattina proprio abbiamo messo le colonnine che vedete qui inquadrate, che servono a fornire appunto le imbarcazioni, energia elettrica e acqua. Gli impianti sono in via di completamento, come avete visto sono i lavori sull'impianto antincendio, fra poco verrà l'asfalto, insomma un mesetto di tempo e il porto sarà funzionante e funzionale in ogni sua parte. Un'infrastruttura che probabilmente mancava a Francavilla al Mare. Un'infrastruttura che mancava, ma soprattutto che rilancerà questa zona, perché in questa zona atterrerà il ponte che collegherà la ciclopedonale nord alla ciclopedonale sud, quindi praticamente una zona di Francavilla che prenderà una nuova vita e che diventerà un fulcro della vita cittadina sia a livello turistico che a livello appunto anche nei periodi autunnali e primaverili. Ora c'è da vincere la gara per la gestione, nel senso che bisogna stabilire bene come verrà gestita quest'opera, ma questo è un tema che stiamo aprendo in questi giorni, del quale parleremo appunto per il futuro. Il costo dell'opera, l'opera fino ad ora ha avuto tre finanziamenti, quello iniziale quando fu iniziata l'amministrazione Angelucci di circa, vado a memoria, di circa 1.600.000 euro, mi permetto di dire però che quel 1.600.000 euro sono serviti solo ad iniziarla quest'opera, perché poi in verità i veri finanziamenti che hanno fatto prendere vita all'opera sono entrambi della giunta d'Alfonso, la giunta regionale d'Alfonso. Mi hanno dato un primo finanziamento di 2.200.000 euro per andare avanti con i lavori e l'ultimo con la delibera, che poi è stata la delibera CIPE, di 1 milione circa. Parliamo di importi complessivi, quindi non di lavori ma di quadro economico, per gli addetti ai lavori sanno appunto cosa significa questo. Quindi diciamo che fino ad ora lo Stato, la Regione, la Comunità Europea hanno messo in porto oltre 4 milioni di euro per quest'opera e devo dire che servirà ancora qualcosina per il completamento della parte a terra. E siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B, due difensori e un centravanti, queste sono le priorità di mercato del Pescara. Nella prossima settimana si cercherà di accelerare, nelle prossime ore infatti sono attese le firme del centrocampista Maestro e dell'attaccante Capone. Facciamo il punto con Andrea Costantini. Diversi innesti già fatti, ma la rosa è ancora incompleta. Si aprirà una settimana di nuovo importante sul fronte mercato per il Pescara, con delle priorità ben delineate, difesa e attacco. Anche Massimoddo, dopo l'amichevole del San Paolo, è stato chiaro, servono due difensori centrali. Si è complicata e tanto la pista che portava l'italo-nigeriano Caleb Okoli, giovane del 2001, di proprietà dell'Atalanta, una strada che sembrava in discesa, ma nella quale si è inserita di prepotenza la SPAL, che ha effettuato il sorpasso sul Delfino. Okoli sarebbe stato un profilo interessante, ma comunque un debuttante tra i pro dopo tanta primavera. Il Pescara cerca difensori che siano delle certezze, ecco perché si è puntato ad un obiettivo come Salvatore Bocchetti, cugino del dirigente biancazzurro Antonio. Dipenderà dalla volontà del giocatore, che nonostante i 34 anni e per via delle tante stagioni in Russia si è creato un mercato all'estero e le proposte non mancano per il difensore, che è in scadenza giugno 2021 col Verona. Difficilissimo arrivare a Capuano e Krajnc del Frosinone. Il presidente Sebastiani ha smentito l'interesse per De Angella, che resta comunque un profilo da monitorare perché piace ad Oddo. Ieri i dirigenti biancazzurri hanno chiesto al Benevento due difensori che non rientrano nei piani di Serie A degli Stregoni ed entrambi in scadenza il prossimo giugno. Alessandro Tuia e Luca Antei. Quest'ultimo, peraltro, è reduce da un intervento al crociato del ginocchio sinistro. Andrebbe aspettato per qualche settimana. I buoni rapporti tra i presidenti Sebastiani e Vigorito potrebbero agevolare la
trattativa, anche se Tuja ha diverse proposte dalla cadetteria. Da alcuni media argentini poi viene rilanciata la notizia di un'offerta del Pescara per il centrale classe 99 Agustín Dattola dell'Almirante Brown, club di terza serie argentina. Sul fronte attacco, particolarmente complicata resta la ricerca di un centravanti. Con Tutino destinato alla Salernitana, resta Federico Dionisi il principale obiettivo del presidente Sebastiani, ma come già riportato nei giorni scorsi, l'ingaggio alto e la necessità di un indennizzo al Frosinone complicano i piani e la società spera in un abbassamento delle pretese su ambo i fronti con il passare dei giorni, anche se c'è la lezione dell'ultimo mercato di gennaio, quando l'attesa per l'occasione non ha portato alcun centravanti al Delfino. Sempre a proposito di Benevento, resta piuttosto complessa, se non improbabile, la pista Moncini. In attesa di una svolta, le prossime ore dovrebbero portare all'ufficializzazione di due innesti, quello della mezzala Fabio Maestro in prestito dalla Lazio e quello dell'attaccante Cristian Capone dall'Atalanta, per lui un ritorno. Scendiamo di categoria in Serie C, ufficiale l'arrivo del giovane portiere Meiri. Lunedì sarà il giorno di Trasciani, ma in casa Teramo sono ancora le uscite che stentano ad arrivare. Un problema per il presidente Iachini, che attende fiducioso che qualcosa si muova già a partire dalla prossima settimana. Facciamo il punto nel servizio di Jacopo Forcella. Aspettando la firma che dovrebbe arrivare lunedì del giovane Trasciani dalla Roma, il Teramo ufficializza Ahmed Meiri, estremo difensore ex Olimpia Lionese che si lega per 3 anni al club biancorosso. In realtà Meiri già da qualche giorno si allena insieme alla truppa guidata da Massimo Paci, profilo interessante quello del ragazzo di 19 anni, 1,92 m, che nella passata stagione ha avuto un ottimo rendimento con la maglia degli Alto Molisani, 26 le presenze e 34 i gol subiti per una formazione, quella granata, che prima dello stop causa pandemia viaggiava al 7° posto in classifica. Non è l'unico ex agnonese in rosa, perché Meiri raggiunge Diakité, acquistato a gennaio scorso e che si giocherà sulla corsia di destra un posto con Cancellotti. E a proposito dell'ex cittadella, nei giorni scorsi ha avuto un problema fisico e l'ecografia alla quale si è sottoposto ha evidenziato un lieve inspessimento del tendine d'Achille a livello dell'attaccatura del tendine sul calcagno. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff sanitario biancorosso in vista di un suo graduale rientro in gruppo. Tutto fermo intanto per quanto riguarda il mercato in uscita. Le trattative o comunque gli interessamenti per qualche profilo dell'organico del diavolo non sono mai arrivate al punto di svolta. Martignago piace a tante squadre, ma per ora non c'è stata l'offerta giusta, anche perché il Teramo, come nel caso del Catania, non vorrebbe procedere a degli scambi, ma preferirebbe cash, che nessuno però mette sul piatto. Discorso simile per quanto riguarda l'Avellino con Mungo. Ferretti non convince, per ora l'ex Cosenza rimane dov'è. Così come rimane dov'è Viero, perché Lora non piace al Teramo, i Brianzoli avevano proposto un esborso minimo di denaro per arrivare al centrocampista a scuola Sassuolo, tenendo conto che ci sarebbe stata la cessione di un giocatore come parziale contropartita. Iachini però a queste condizioni non vuole trattare, e più passano i giorni più si capisce che con questa strategia e con la spada di Damocle del contenzioso coi tesserati ancora aperto non ci saranno grandi uscite e men che meno qualche plusvalenza, come ripete il massimo dirigente biancorosso, che però finora può dire di non averne realizzata neppure una. Tutto questo nonostante il lavoro alacre della dirigenza. Il problema è che anche le compagini di Serie B metterebbero mano al portafoglio, ma non per le cifre che Iachini immagina. Ecco il perché della delusione da parte del presidente biancorosso, che in questi giorni continua ad attendere un segnale. Non sarà semplice, ma il campionato incombe e il Teramo è un cantiere ancora da aprire. Ora la Serie D. Il presidente del Castelnuovo, Giancarlo Di Flaviano, racconta come è nato il contatto con l'attuale DG Emilio Capaldi e spiega quali sono gli obiettivi della neopromossa in Serie D. Vediamo. Presidente Di Flaviano, allora, insomma, una cena galeotta è quella che vi ha unito al Castelnuovo, che ha unito il Castelnuovo al direttore generale Emilio Capaldi. Sì, è stato l'estate dell'anno scorso, tramite amici comuni siamo stati a cena insieme, proprio per conoscerlo. E proprio in quella cena sono rimasto colpito dalla capacità, la professionalità, le conoscenze del dottor Capaldi e ovviamente mi piaceva l'idea. Poi siamo rivisti altre volte e ci siamo piaciuti, diciamo, è nata l'amicizia fino a quando, insomma, ha ceduto alle avance. Di solito si dice
alzare il tasso tecnico della squadra. Ecco, in questo momento il Castelnuovo sta facendo due percorsi paralleli, sta elevando il tasso tecnico della squadra, ma cosa più importante, sta elevando il tasso tecnico all'interno della compagine societaria. Sì, sì. Io predico un euro in più sulla parte tecnica, sulla parte dirigenziale, magari uno in meno su quella proprio dei giocatori. Penso, dico sempre che il calcio è uno sport di squadra, quindi non poggiare tutto sui singoli, ma poggiare su una base che è la squadra, che è lo staff tecnico e anche la parte dirigenziale. Presidente, sport di squadra dove però conta vincere, però le chiedo qual è l'obiettivo del presidente del Castelnuovo. L'obiettivo, come ogni anno, come in ogni categoria, è di fare bene. Per fare bene dobbiamo fare le scelte giuste e lavorare bene con le persone giuste. La stessa cosa che abbiamo fatto lo scorso anno. Lo scorso anno noi non eravamo sicuramente tra i quelli che potevano vincere il campionato, quindi però col lavoro abbiamo fatto, insomma, il campionato che abbiamo fatto. Noi quest'anno contiamo di fare bene. È tutto per questo appuntamento con il TG6. Vi ricordo questa sera alle 21 l'ultimo dei 5 appuntamenti con l'appello del candidato. Questa sera sarà ospite Diego Ferrara, candidato a sindaco per la città di Chieti nelle fila del centro-sinistra. La trasmissione poi sarà replicata domani alle ore 13. Da parte mia l'augurio di una buona serata.